Ragazzi, siamo in diretta. Direzione? Ale, dillo te. Volvera, Volvera. Sei carico, Matteo? È arrivata la notifica che sei in diretta. In diretta siamo in diretta, Rudy, guarda qua. Sì, è meglio se guardo là. Meglio se guardi avanti, che voglio ancora vivere per un po'. Rudy, guarda avanti, dai. Direzione Volvera, ragazzi. Com'è, amore? Volvera. Matte, mi saluti, ciao Silvia. Sono stanco morto. Stasera secondo voi Leo mi stacca la testa o mi abbraccia? Che dite? Ma dopo ti metti la maglietta, sì, capisci? Dopo maglietta. Sondaggio. Rudy sei un figo. Ecco. Detto dalle bimbe di Matteo Gentili, mi fa strana sta cosa. Ex sei bimbe geloso, di Matteo Gentili. Sono gelosissimo di Rudy, ragazzi. Ma stasera Matteo, secondo voi, ragazzi? Martino Chiara, ciao. O Martino Chiara. Cagami un po', ma. Salutiamo entrambi. Dimmi, Ale. Ma questa sera, secondo voi, Matteo, dovrei indossare per la cena con le amiche e gli amici dell'Est, dovrei indossare una camicia o una maglietta di quelle? No. Maglietta o camicia? Ciao, Sonia da Napoli, ti salutiamo. Magari, no. Fai a seguire la pagina a D. Ad Ale, dopo glielo dico. Avete il camera con voi? No, abbiamo l'autista oggi, Rudy, l'autista personale. Assistente autista. Una sola domanda, non so, non mi sono bastate le telecamere in casa H24, le ho portate anche in giro. Sì, anche in bagno ultimamente, perché al GF non c'erano e ci piace anche cagare con le telecamere. Come per culare Matteo? Aspetta, girati. Magari le tue orecchie possono servire. Qua dicono camicia, maglietta. Camicia top, Matte. Camicia. Ok, andrò in camicia allora. Amore, vedi cosa servono le tue orecchie? Per tenere Winnie the Pooh. E a sentire le tue cazzate adesso, sinceramente. Ciao Martina, certo che ti saluto. Camicia, ragazzi, la camicia ormai ha stravinto. Petto nudo! Petto nudo! Chi vuole l'accappatoio azzurro? Allora facciamo così: o petto nudo, o accappatoio azzurro, o camicia o maglietta. Vabbè. Ciao Gaia, saluto. Le orecchie sono di famiglia. Allora. Le orecchie sono di famiglia. Sì, dunque è mio cugino, ragazzi. Cugino? Grazie Dario. Rudy, ma non ci racconti niente, sei stanco? Con l'occhialata. Perché c'è il sole qua, che mi arriva qua, no? E mi dà fastidio, poi. Come state? Ma dobbiamo dire una cosa, che... Come essere sboccato. Hai ragione, Gian Claudio, ma ci vuole ogni tanto, purtroppo. Allora, devo dire una cosa. Dici tutto. Dici, come dice Marica, dici. Miscio è stato fatto... Aspetta, dove andate, ci chiedono. Ricordiamo che si va a Volvera. A casa della Volvera. Da Leo. A casa della prete da Leo. Stasera diretta più. Ciao Pietro. Diretta più birretta. Però questo più domani pomeriggio, ragazzi, perché questa sera con gli amici, siamo magari con gli amici. C'è qualche stasera. Amico che aspetta. Rudy, muoviti, dai gas, sei lento. Noi rispettiamo sempre. Grandissimo Andre. Te sei una roccia, mica io. Sei una roccia. Forza Ganga sempre. Quindi è la fine. Bomber Brega, c'è Bomber Brega. Ciao Bomber! Carico? Sì. Bisogna vincere il Valenti, eh! Grande Bomber, te non conosci Bomber Brega. Lo conoscerai. Grandissimo. Attenzione, tra l'altro, se non sbaglio, Bomber Brega è single, quindi tutte le ragazze vadano a cercare Christian Brega su Instagram. Christian Brega, Christian Bobo Brega. Brega. Marica Prete ha scritto. Marica Prete, dici. Dici. Marica, stiamo arrivando. Dopo due mesi si torna a casa. Che c'è scritto? A capo di azzurro solo con Ale. Bravi ragazzi. Volvera voglia vera, come diceva il buon vecchio Tarzan, non sbaglio. Volvera voglia vera. Adesso come arriviamo? Vi facciamo vedere. Come Matteo sa saltare bene sui pannoni?
Se no si spaccano le pannocchie, raga. Ciao Marica. Basta. Ciao Giadina. Rudy sei il top con i cuori. Ma che stai facendo a queste bimbe, Rudy? Perché sono simpatico. Grazie Matteo per risposte in dare. Ragazzi, io cerco perché di rispondere a tutti. Assistente. Rudy è un personal trainer. Rudy è un tassista. Accompagnatore. E Rudy è un anche personal shopper. Personal shopper, personal shopper. E Rudy è un portaborracce. E anche un pappasuello, direi. Perché portaborracce? Non lo so. Ciao Samuela. Loris. Salutami Lore, dagli un bacione. Stasera a Torino. No, stasera a Torino. Sì, a Torino stasera, no? Vabbè. Sì. Anche tu sei DTO! Anche tu sei DTO! Ma conosci la canzone Anche tu sei DTO? No. Fred De Palma, chi conosce Fred De Palma? FDP? Non si fotte con FDP! Oggi eri bellissima, Ale. Amori, grazie. Petto nudo forever. Teo, mi manca vederti vestito male. Shana, sei proprio una merdaccia. Ciao mamma! Shaina e mamma! Non dovrei dirlo, ragazzi, ma Shana 19 è una MILF ormai. Da un tempo è una MILF. Salutiamo sì. Bomber maritato. Bomber esagerato. Ah, pappa suece, Danilo! Ti propongo, sei d'accordo? La diretta condivisa. Dammi un segno di vita. Con Leo, no, voglio fare una con Danilo. Con Lillo dei Palazzi. Dammi un segno di vita, Danilo. Ciao Simo! Chat Beppe il 10 che dice prima del Valenti facciamo una serata. Beppone quando vuoi, siamo sempre con te. Grande Beppe. No, ragazzi, faccio un sacco di. Raga, guardate qua. Ragazzi, dovete sapere. Polvera. Dovete sapere, ragazzi, che Beppe il 10. Ma questa l'hai capita? Carrozza. Ossigeno? Pannocchie. Sì, ma è una parola. Prima del Valenti c'è. Beppe il 10, vi dicevo, è il mancino più forte. Cosa? Della Toscana, mi sembra d'Italia forse. Quel piede potrebbe giocare in Serie A da fermo, cioè se c'è un calcio di punizione da fermo, il calcio piazzato, che sia il torneo tra amici o la finale di Champions League, Beppe, cioè, ci sta. Se te dicono Del Piero, Tocchio, Baggio, Beppe il 10, chi scegli per una punizione al limite? Io ho sempre fatto, ho sempre riposto fiducia in Beppe e sono sempre stato premiato, quindi Beppe il 10, io la affido a lui. Grande Beppone, ci vediamo presto. Maria, non è che noi rispondiamo in direct, ne abbiamo talmente tanti che piano piano stiamo rispondendo a tutti. Grande Camel, ci sentiamo domani, lo sai, e grazie di tutto. Rudy è anche un figo. Hai visto? Hai visto? Ma dove dormirete stasera? Nel letto con Leo. Tutti con Leo. Tutti i maschietti con Leo, tutte le figlie con Leo. Ciao Marzia. Ciao Anna Maria. A Lillo, la fai la diretta o no, pappa sueno che non sei altro? Spettatori. No. Non me la. Aspetta. Ma non posso scegliere qua, anche. Okay. Come ti chiami? Danilo. Ah, non è. No, ma deve essere lui a farti la richiesta, non può essere. Lillo, fai sta richiesta, dai! Pappa sueno che non sei altro. Ok ragazzi, perché sono in autostrada non va molto bene internet. Vieni a Bergamo, purtroppo per il momento no. Facciamo però, un gioco tipo Sarabanda, conoscete, indovinate il titolo di questa canzone? Ciao Martina, ti salutiamo.
ciao, ciao Sara, siete fantastici, grazie mille ragazzi. Quanto rosica l'altra coppia? Ragazzi, questo non lo so, a me dispiace solo che paragonino le due cose, le due storie, che ognuna è bella a modo suo. Grazie chi ragazzi. Chi è che l'ha scritto? R. Lucy 81. Non so chi sia. Mi raccomando, dovete arrivare a Volvera con la musica da Truzzi. No! Jordi sì. 98. Eh? Jordi 98, lo conosci? Da Verizama quali siamo? Allora, dite che come arriviamo a Volvera, facciamo un giro per Volvera con la musica da Truzzi. No, prima di partire mogliamo le valigie, carichiamo Marica in macchina e facciamo tutto. Va bene, dopo comunque faremo una diretta con la super musica da Zami. Quali Zami? Zama. Zama, ok. Anche il plurale Zama sempre. Siete Zama? Sì. E allora. Ciao, ciao, siete amore, stupendi. Sei grazie. Stanco. Di te? Da me, a little bit. Lo so, Teo spegni nudi per favore. Ma dal bomber maritato, l'abbiamo chiamato. Ragazzi, in diretta c'è bomber maritato, no. Bomber esagerato. Pierino, sei il numero uno. Veramente. Rudy ormai è partito, lasciamolo stare perché. Eccola qua però, la richiesta del nostro amico Lil. Speriamo che non abbia il telefono a carbonella come sempre. Pierino, visto che mi hai chiamato, sono una merda che non ti ho risposto. E ti chiamo posterò domani. A pappa Sven! A pappa Sven! Eccolo qua il nostro amico! Che dite? Ragazzi, ciao a tutti! Ah, come stai? Bene, voi come state? Bene, sì! A bello! Ciao Alessia! Metti un po' di musica, siamo come me la balla? Mettila, mettila! La balla con te! Che balla questa? A bello! Come me la balli, Lilletto! Dai Lillo! Che dici Matteo? Non ti dimmi tutto! E che te dico? Una parola ogni tanto! Sto sulla casinina, come stai? Racconta ragazzi come stai, quello che combini! Tutto a posto, sto a fare un sacco di cose! Tipo? Allora, tipo un sacco di cose! No, oh, ma dimmi una cosa! Da quando sei uscito dal GF? Lavatrici riparate quante? Ovo! Zero! Ovo! Ah, è mollato, Ci ho messo mio fratello! Ah, mo fa il VIP, quindi! E mo vado in giro! Ah, Lillo! No, ma adesso ce l'ho! Oh, te mi ha detto che domenica stai a Roma, io devo passare domenica a sto Roma, vediamo se viene a trovarmi! Siamo a Ostia, no? Siamo a Ostia, sì! Ma perché pure ma pure te Ale? Sì, ci sono anch'io, Dani, siamo a Ostia! E rotte il cazzo, statene a casa, in questo modo voglio dire! Voglio dire! Ma scusa se dobbiamo fare un lavoro insieme! Aspetta, aspetta! Cosa? Basta! Che tristezza, raga! Senti un po' una cosa, ma com'è nata oggi? Bene, bene, mancavi solo te, mancavi. No, che mancavo solo io, non dite queste cose. Mancavano un po' di gente, noi mancavamo perché no, c'erano i ricordi. A me mancavi tanto, finalizzi. Quindi mancavi te. E facciamo schifo, eh? Pappa Sven! Guarda, pappa mo faccio guidare! È tuo fratello! Quella? Quella? È Big Brother! Lo faccio guidare! Sono autista! Sono pure autista! Anch'io sono autista, guarda, è mio amico Rudy! Adirante! Glielo ho reso gli occhiali a tuo fratello, Oh, anche questo è un pappa! È un pappa Sven anche questo!
Ma il Papa Svenno sei te, sei, no, amici tu. Ma te sei un Papa Svenno. Tu sei un Papa Svenno proprio, di quelli proprio da Serie A. No, mi fai morire, te lo giuro. Ma dov'è Kira? Kira ce l'ho detto al cofano. No, sta a casa. Che bella. Sta a casa. Sei. Hai visto la storia che ho fatto? L'ho visto, sì. Te credo che la vuoi dire? Se no te taggo più. Che mi pensi sempre? Sempre. Lì dovevi arrivare in finale al posto di Alberto, dicono, eh? Io? No. Finale poi fanno. La finale è per quelli forti, io zio ne ero forte, io l'ha detto ero solo per ride. Te solo per ride? Però quanto cazzo ti fatto ride? Ma ti ricordi che c'era quella Bramieri che russava? Mamma mia, che sinfonia, oh! Ragazzi, non so se esiste questo video, se me lo trovate vi offro una birra. No, se trovate il video, vi giuro, io e Matteo venimo una settimana a casa vostra. Vi piace giocare a boccette? A giocare a boccette, vi svegliamo le regole della boccetta. Allora, il video è la sera, mentre Lucia Bramieri russava come una disperata, io e Lilla abbiamo fatto un po' di show nella stanza. Ragazzi, vi prego, trovatelo. Trovate quel video di quella notte, ragazzi, andiamo su tutti i giornali. Vi posso garantire che YouTube sarà il video più visto, sì, e più cliccato, così si dice, come cazzo si dice. Ragazzi, spopoliamo, spacchiamo il web con quel video. Vi prego, trovatelo. Trovate quel video, ragazzi miei, Ma, Lillo, dice... ma dove stai andando che ti vedi in macchina? Cioè, dov'è? Raccontaci un po', siamo curiosi. Sto andando a casa di un mio amico a mangiare, che c'è un personaggio importante da conoscere. Aspetta, scusami, perché ho letto una cosa che non accetto. Tipo? Christian ci dice, vi straccio a bocce. Christian, è impossibile. Cioè, Christian, ti aspettiamo a Volterra per il torneo a boccette. Cristian, ti spiego una cosa, io non so chi tu sia, ma boccette, io una volta stavamo vincendo e io ho fatto una cazzata e abbiamo perso la partita, ma noi da 18 a 8 quando stavamo... Ma perché sei un cane malato, sei un cane malato! Quanto ha rosicato quasi era, Matteo? Mamma, sono rosicato. Coccoccia che beveva il succo alla frutta nel piatto per farcelo lavare, te lo ricordi? Vabbè, nel piatto! Ma deve stare a parlare, sta a parlare del principe di Papa Svenny proprio. Nice. Ascolta un po', ma mi chiedono i fan tuoi se verrai mai a Viareggio. Vengo a Viareggio, andremo a Volvera. A Volvera? A parte che ci andiamo a Volvera. Quella chissà la sente se ci andiamo, capirai? Inizia a piangere. Devi venire da mamma Stefi, Dani. Inizia a far così, tocca a nasce, capito? Certo, Dani, ti aspettiamo a Volvera. A Volvera, cioè, ma guarda che a Volvera stanno preparando, a luglio faremo la Matessia Cup. Boccette. No, boccette. Tu devi fare Miss Cotechino Bagnato. Lì, a Natale 2013. Natale, ascoltami, già ti dicono che sei un figlio scemo. Poi non lo so se è vero o no. Hai detto Lillo è un figlio scemo. Dove sta scritto? Chi mi ha detto? Tu se leggi la chat, se riesci a leggerla. Scendi un attimo, dammi. Lillo fa lo scemo. Oltre che Papa Svenno. Oh, è stata sempre la cosa più bella. Fa credere a tutti che sei uno scemo. Quello è il problema. E invece dillo un po' che facevi te? Se vuol dire, Matteo. Ah, no, voglio dire. C'è il cattivo, regà. Oh, a certe altezze ci vogliono solo i piccioni. Che hai detto? A certe altezze? Ci volano solo i piccioni. Hai ragione. Comunque vi stiamo facendo vedere il rapporto tra me e Matteo. Grazie, cuore anche a voi, a tutti e tre, i boss e a Salvatore. Dimmi tutto, Lille. Vi stiamo facendo vedere, dico a tutti quanti, stiamo facendo notare che quel rapporto tra me e Matteo che c'era nella casa non era finto. Come assolutamente tanti no, ragazzi. Pensato, eh? Assolutamente no. Raccontaglielo a tutta sta gente, perché è giusto che l'Italia adesso capisca che cosa è successo nella casa. A me nessuno mi ha mai detto che il nostro rapporto era finto, anzi. A me lo sai quanti, Matteo? Allora, ragazzi, parlate, ci penso io, parlate con me. Ma no, ma guarda. Oh, vedi, io sono entrato nella diretta tua, ne cazzo, sto a fare io. Una cosa del genere, la diretta mia non l'avrei mai fatto, perché insomma,
pure quella gente che segue a me, gente seria. Io non me lamento di niente, ho ricevuto, guarda, su 60.000 persone penso 4-5 messaggi brutti, il resto tutti messaggi belli. Infatti, aspetta, aspetta un attimo. Che cosa? Okay. Non si vede più. Le 60.000 persone, 60.000 persone sul profilo mio ufficiale, in altri 3, 34, 40 e passa, in altri 30 e passa, su altri profili social, sui fan, ho ricevuto solamente, penso, 4-5 messaggi brutti, il resto tutte cose belle. Io uguale, Alessio è uguale, sinceramente. Lopez, salutiamo Lopez 175, ciao! No, oh, fai un po' di saluti, dille, dai! Allora, saluto tutti gli amici di Matteo, perché tutti i follower di Matteo, sappiate che seguite una persona meravigliosa. Anche Alessia, voi avete visto i miei confessionali quando parlavo di Alessia, ho sempre pensato fosse una bravissima persona, una ragazza rispettosissima ed educata. Un po' pappa suenna pure lei, però... Vabbè, ma siamo un po' tutti pappa suenni, Dani, dai! Però magari lei è particolare rispetto a noi, però... Di un'educazione e di un rispetto che nessuno ha... Cioè, ha avuto la... Capito come? Sei incantato? Oh. Che cazzo ne so, qua a me stanno uscendo al telefono i tacchi e sto rimettendo dentro che le mani. Capito come? Che te voglio dire? Ma che ti volevo dire, Lillo? Mi manca quando mi alzavi la mattina col dentifricio, quando mi davi gli schiaffi sui piedi. Oh, sai che mi ha detto? Oh, sai che mi ha detto un uomo? Non ci crederai. Ti ha detto chi? Perché c'è le vetri oscurati da Smart, no? Sì. Ne senti? Sì. È venuto uno e mi ha fatto: maschio, ma che c'hai i cavi da Smart? Ma che c'hai i cavi di far partire la macchina? A me mi ha detto: maschio. Maschio. Ma non ho capito, che sta a biasciare? Aspetta, aspetta, fammi chiudere il finestrino e se mi sente mi tocca scendere dalla macchina, poi dopo tocca dirlo. Ti sto a dire, no? Dai fermo, fate che il casino, vai. Mi si è avvicinato questo qua alla macchina, io ho i vetri oscurati, sì, da Smart, no? Mi sì. Senti? Sì. E mi ha detto: maschio, ma che c'hai i cavi per far partire la macchina? Ma come portarci tu a maschio, mi dici? Ma capito? Mi ha detto: maschio. Non ti ha riconosciuto, Lillo. No, a parte mi riconosci. Non ti riconosci, che cazzo me lo riconosci? Però guarda, ma che mi chiami a uno, chiami maschio? Come se io vado da uno e dico: Riccardì, ci hai capito? Riccardì è brutta, mi ricordo che Riccardina era brutta, vero come... Mica perché me li riconosci, che me lo riconosci? Che abito qua. Che gli hai detto, scusa? Ho detto non ce l'ho, ho fatto così in occa alla testa, che io devo dire? Ale, vogliono te. Amore, chi è? Vogliono te. No, stavo leggendo che c'è... Ve la faccio vedere, dai. Stavo leggendo un messaggio che mi è arrivato da... Aspetta, scusa. Ma ti ricordi quando... Ma... Che stai a dire? Ale, fatti durare il ciclo vita che sono geloso. Marchino. Chi è? No, Lillo se n'è andato. Lo cacciamo. Lillo, ci sei? Sei un pappa suenno, hai il telefono a carbonella, veramente. Che ne pensi del telefono di Lillo? Lillo grande, simpaticissimo. Ma l'ha pelato, guarda Lillo pelato! Lillo pelato! Ti ricordi? Lillo, quando... c'è il telefono a carbonella, davvero. Lillo va senza che se siamo fatti Lillo dalla chicca. E frizza così dentro. Lillo, non capiamo niente. Salutiamo la gig. Lillo, è stato bello. Ciao. Lillo, mo ti rinvito dopo, i fan chiedono una serata insieme a me, Lillo e Alessia. Ragazzi, potremmo organizzare una serata in discoteca tutti insieme per divertirci, sparare due cavolate. E magari vediamo Lillo come ce la palla. Che ne pensate? Rudy cuori. Ciao Cinzia. Alessia sta lì. Lillo, se ci sei, scrivi. Jennifer dice che Lillo è troppo bello. Alessia è bellissima. Rispondetemi, è vero che farete Temptation Island? Allora, come ho già detto oggi,
Alessia smette. Chi è che l'ha se detto? Sbaglio smette. No, se faremo. Chi l'ha detto questo caso? Ci hanno chiesto se faremo Temptation Island. Come ho già detto oggi in un'intervista, ragazzi, nessuno ci ha mai contattato per Temptation Island. Ma anche se dovesse essere, io Alessia mi sa che. No, perché io e Matteo. Parla, parla. Io e Matteo ci vogliamo tantissimo bene e non andremo a fare quel programma. Non a noi non interessa speculare sul nostro amore. Quindi. Quindi Temptation no grazie. Temptation no grazie? No? Salvo la diretta? Ovvio che sì, ragazzi, la salvo. C'era però un ragazzo che mi piaceva con abbiamo scritto. Ah no, Rudy sei bellissimo, Sara. Sara, Rudy sei bellissimo. Stavo dormendo mentre guida. Se guida e dorme questo. Ciao Rebecca. Lillo, fai la richiesta, dai, che t'aggiungo. Passuendo mondiale. Aspetta, poi vediamo. Eccolo qui, richieste. Motore a Lillo, raga. E rispondo, Lillo, dai. Grazie, anch'io sono un figo, me l'ho detto. Mi senti? Grazie. Eccolo. Papà, mi senti? Ah, prima ci hanno detto che si sono divertiti molto quando io e te col dentifricio ci siamo lavati completamente. Te lo ricordi? Dietro trova quel video, ma davvero a divertirsi, quel video che ha Bramieri qua la notte, e risate. Connessione paleolitica. Lillo, ragazzi, se ne vogliamo diretto da Volvera. E senti, cazzo di Lillo che non... Lillo se n'è andato, mi sa. Io mi sto dormendo. Sì, mi ha scritto io su WhatsApp che ci sentiamo dopo. Volevo curare delle ore per Volvera. Matti, mi saluti, mi chiamo Sofì. Ciao Sofì. Ragazzi, vi saluto così carico un po' il telefono. Ci ribecchiamo stasera magari per una diretta potente con Leo da Volvera, tutti gli amici di Ale e il buon vecchio Rudy. Ciao! Ciao bellissimi, grazie del vostro affetto, come sempre vi abbraccio tutti, vi do un bacino sulla fronte. A presto ragazzi.